La prima cosa che la gente dice quando tu parli di commedia è l'arte e niente. Era come, ma che sarà mica Arlecchino, sarà mica Pulcinella quello che abbiamo fatto i cartelloni di carnevale? No, perché non è la mascheretta di plastica, c'è proprio un mondo dietro la commedia dell'arte. Sicuramente penso a un villaggio e penso a qualche matto del villaggio. Quelle maschere non solo sono il nostro patrimonio, ma per me sono veramente la palestra dell'attore. La chiave poi della commedia dell'arte è stato proprio il fatto di non essere nata, secondo me, da un progetto a tavolino. No, nessuno si è inventato niente. La commedia dell'arte per me è una forbice che arriva sulle corde della chitarra, le taglia, le trancia di netto e mettiamo corde nuove. Quindi fa paura. Saranno arrestati tutti quanti, È un thriller, Dio tanto. hanno impiccati a un certo punto. Improvvisamente. Vabbè. Non lo so. Il fascino del teatro può suscitare mille aspirazioni, propositi e sogni. Non solo in chi lo pratica, ma anche in chi lo frequenta, cercando un nutrimento, riscoprendo ogni volta la bellezza e l'importanza di uno spettacolo come evento unico e irriproducibile, che permette di entrare in relazione con la parte nascosta di ognuno di noi. Tra i diversi modi di solcare il palcoscenico, uno racchiude il seme della nostra storia, delle nostre tradizioni più lontane, fatte di demoni, feste di rinnovamento e riti di fertilità. Mi sono sempre chiesta, ma da dove nasce il carnevale che ancora oggi festeggiamo? Dalle grandi feste per il passaggio dell'anno arrivò il carnevale, con la sua baldoria, con i suoi colori e la sua frenesia. Per le strade e nelle piazze, acrobati e poeti, scrittori e parlatori catturavano l'attenzione attraverso scherzi, satira e volgarità. Lo stesso spirito di festa che in alcuni luoghi, ancora oggi, è possibile incontrare. E fu proprio dall'intemperanza del carnevale che la commedia dell'arte mosse i suoi primi passi, riversando tutta quella follia nei personaggi in maschera che rovesciarono il mondo. Si sono costruite spontaneamente attraverso l'inserimento anche di altre figure che sono state affascinate anche da questo modo nuovo di divertirsi insieme. Leggo quindi moltissimo alla giullaria medievale, al modo in cui i giullari andavano in piazza nella loro solitudine. Ma prima erano fenomeni molto individuali, quello che viene conosciuto come il giullare, no? O il saltimbanco, erano comunque figure che si muovevano sporadicamente, da sole, individuali. Invece per la prima volta la gente dice: ma noi possiamo farlo anche insieme. Quindi il bisogno di giullare, di incontrarsi, di scambiarsi le esperienze e di iniziare a fare gruppo. Fosse tutto nato dalla necessità, no? E hanno visto che se mettevano insieme le forze riuscivano a costruire qualcosa di più forte, di più potente. Ognuno ha messo la sua necessità e la sua abilità. Decide di fare una cosa, consacrarsi al viaggio come forma di produzione culturale, quindi uscire dal centro abitato, uscire dalla città, confrontarsi con le realtà, le più grandi, le più piccole, per portare
questa grande tradizione, che è quella dell'immaginario popolare, quindi della maschera come riconoscimento di quelli che sono i vizi e le virtù, che dal 1500 al 2014 non sono cambiate. Torni nello tuo carcere! Oh, 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 cavaliere, perdona l'atto mio! Ma devo preferire il denaro dell'ombarone allo tuo valore. E tu, se mi ami, fattene una cagione! Anzi, no! No, cavaliere mio, fatte in castello! Canti, balli, musica e spettacoli riempivano le piazze, le strade e le case. Una volta mi imbatté in Andrea Perucci, gesuita e drammaturgo vissuto nella seconda metà del XVII secolo. Così descriveva i comici dell'arte. Coloro che rappresentano nelle pubbliche piazze commedie all'improvviso parlano a sproposito, gestendo da matti e, quel che è peggio, facendo mille oscenità e sporchezze. L'uso della maschera fu una delle caratteristiche fondamentali. Ma perché? La racconta Dario Fo in un suo libro, Il manuale dell'attore. In una grotta che si chiamava la grotta dei due fratelli, trovarono dei disegni, dei dipinti, che risalgono all'epoca primitiva. E scoprirono in questa grotta, questi disegni erano disegni di uomini che avevano tagliato delle teste a delle capre e se le mettevano in testa per andare in mezzo ai greggi. Senza saperlo, camuffandosi con la pelle dell'animale, la testa dell'animale in testa, è obbligato ad assumere le movenze dell'animale, i versi dell'animale, cioè fondamentalmente sta facendo del teatro. Dalla lettura di questa leggenda è che dall'epoca primitiva il teatro è sempre stato legato all'esigenza di mangiare. Forse perché faceva parte della storia delle tradizioni dell'umanità. Umanità che da sempre, attraverso la maschera, cercava un contatto con l'ignoto. Quando abbiamo fatto il viaggio in Malawi col mio gruppo in Africa, lo spettacolo era tutto sull'AIDS, sulla prevenzione, su come ci si deve comportare. E quindi ho detto proviamo a usare queste maschere. Quando improvvisamente apparivano queste maschere, si apriva proprio l'ascolto, come se fosse un portone dimensionale che permettesse una comunicazione diretta a livello fisico, di archetipi, di simboli antichi che in qualche modo ci legano tutti, qualunque cultura. Anthony Arthur le chiama le glossolalie, cioè come se fosse il suono primitivo che se tu metti abbassi le difese di tutti, prima delle sovrastrutture. Nelle feste che accompagnavano i diversi passaggi dell'anno si rappresentavano i dei. Con il volto nero, corna, bastoni e sonagli, creava Mambassa per paesi, città e villaggi. Ma la festa è gioia, allegria, divertimento. Allora perché rappresentare figure così oscure come i demoni? Paolo Toschi, folclorista del Novecento, così lo spiega. Per generare la nuova spiga, il seme deve trascorrere un periodo più o meno lungo sotto la terra. Là, nelle plaghe inferne, stanno le potenze della generazione, le divinità sotterranee, i demoni, che evocati da appositi riti compaiono sulla terra e vi esercitano tutta la loro forza. Nessun legame con la crudeltà, solo rinascita, attraverso la memoria, attraverso i nostri avi, i demoni e i morti. Mm-hmm.
Eserciti di demoni già dall'anno 1000 compaiono tra la Francia e la Germania nei racconti dei cantastorie e nelle tradizioni orali. C'era questo re Harlech, cioè Harlech King, che si perde nel bosco, incontra un essere strano che lo invita a ballare e lo porta dentro una montagna e praticamente si scopre essere il diavolo. Lui balla tutta la notte, esce fuori convinto che sia passato soltanto un giorno e invece esce fuori tutto completamente trasformato, con la faccia nera, incontrando un contadino. Scopre che in realtà erano passati 300 anni. È una leggenda nordica di un re che conserva lo stesso nome di Arlecchino e la stessa trasformazione, no, animalesca. Una compagnia di demoni era conosciuta con il nome di Masnada degli Eleken. Un esercito tutto nero e che vomitava fuoco. Su immensi cavalli, essi si affrettavano muniti di ogni sorta di armi e di bandiere nere, come se andassero alla guerra. Con il passare del tempo, queste antiche leggende vennero adottate dal cristianesimo, che le trasformò assoggettandole ai suoi tempi. Ma che fine fece il re Eleken, capo del suo esercito di demoni e satanassi? Ebbe in sorte di ricomparire in forma comica sui palchetti delle piazze del Rinascimento, incarnato da attori italiani che nel XVI secolo furono portatori di una nuova storia. Vi era un tempo in cui l'ufficio principale del demonio sulla scena era far ridere gli spettatori. Padre! Arlacchi! Come che non rispondi? Giuccio, non mi ha chiamato! Ma come no? Tu sei il padre! Sono padre! Becchino e Pulcinella non sono stati inventati, sono sempre esistiti come concetto, come immagine di quello che rappresentano nella fantasia della gente. Per questo continuano a sopravvivere. Vi starò in faccia eppur non mi vedrete, e mi vedrete se sarò distante, e all'occhio e ad al color conoscerete che sempre copre il vero il mio sembiante. Se dell'arti mie vaghi voi siete, cangerò 100 forme a voi davante, e accostando il mio viso agli occhi vostri, saprò cangiarvi ancora in belve e in mostri. I comportamenti animaleschi erano tipici delle maschere. I comici, in modo brillante, si appropriarono di questi modi istintivi per rappresentare, con immenso piacere del pubblico, i padroni e le corti. All'inizio erano i comici italiani, i comici all'improvviso, che dava più l'idea del fenomeno reale di quello che stava avvenendo in quel momento, che era un fenomeno totalmente spontaneo. È nata dal divertimento di stare insieme a far festa durante il carnevale, mettendoci dentro chiaramente tutte quelle istanze anche di sfogo, di tante repressioni, di tanti soprusi che il popolo subiva all'epoca, perché poi il carnevale veniva costruito certamente come progetto dal nobile, che però poi alla fine chi la sostanziava, chi la animava, era il popolo. C'era gente che viveva, lavorava per strada, e per strada la cosa più importante da fare, che è un po' quello che abbiamo perso oggi, è l'immaginazione e l'immedesimazione negli altri. Questa gente andava in giro e raccontava le storie del paese. C'era il prete che aveva 3 figlie, il dottor che aveva l'inciuccio col proprietario del bordello. E poi chiaramente il lavoro del mestiere dell'attore viene da sé a enfatizzare, a sviluppare ancora di più questo concetto. Quindi si tratta di imitare una persona che si muove, quindi c'è uno studio del corpo, e queste persone diventeranno tecniche, lavoreranno. Le maschere, protagoniste indiscusse delle feste del Rinascimento, satireggiavano quel potere che doveva, anche se per poco, essere ribaltato. Possiamo tranquillamente dire che la commedia dell'arte è uno dei primissimi strumenti di satira. Perché? Perché proprio nell'immaginario del pubblico venivano riconosciuti i vizi, le virtù delle società. Cioè ci sono dei ruoli, ma questi ruoli si mettono in discussione, come nel carnevale, cioè c'è un ribaltamento sanissimo che poi rimette le cose a posto, però tu, permettendo il ribaltamento, capisci che la rivoluzione è possibile, si può fare. Nel XVI secolo alcuni eruditi, artigiani e commercianti cambiano il modo di intendere il teatro, pensandolo come un nuovo modo di vivere,
offrendogli spettacoli e, perché no, vendendoli, possibilmente al miglior offerente. Padova, 25 febbraio 1545, un giorno freddo, quando un gruppo di uomini, guidati da un tal detto Ser Mafio, si riunirono per firmare un atto notarile per la creazione di una fraternal compagnia. Certamente un atto insolito, che si afferma nel XVI secolo come un esempio di condivisione e reciprocità tra i suoi componenti. Item, che se per caso... Così, se per caso un compagno si ammalasse durante il periodo suddetto, in tal caso egli dovrà essere sostenuto e assistito con i denari comuni e guadagnati, e si dovrà spendere fino alla sua guarigione. Spiso fin tanto sia resa nato. Uno spettacolo strutturato con dei personaggi, con dei protagonisti, con degli incastri, uno improvvisamente non c'è più. Da lì tu ti rendi conto che magari quel contratto è stato stipulato proprio perché queste persone vivevano insieme da un po' di tempo e hanno visto tutte le difficoltà che si incontrano dal vivere insieme. Cioè, proprio aperti a qualsiasi tipo di possibilità, senza nessun tipo di difesa, con l'unico strumento che era quello di vivere in questa micro comunità che dava forza a loro e al lavoro che facevano. Mi piace immaginare queste persone che veramente viaggiavano, facevano arte tra mille peripezie, tra cui soprattutto la fame e la sete, ma anche le scarsissime condizioni igieniche. Questa c'era gente che magari, che cazzo ne so, si feriva durante una sciabolata in un momento della commedia e moriva perché, cioè, non aveva neanche le medicine. I nomi delle compagnie? Bizzarri. Compagnia di comici, di gelosi, fedeli, accesi. Questi gli appellativi che in modo più allegro richiamano quelle società accademiche che molto si diffusero per tutto il Rinascimento. La grandezza della commedia dell'arte o di quel fenomeno teatrale che è riuscito a svilupparsi in un periodo di grande repressione culturale, di grande censura come quello della Controriforma. E dove, più o meno come oggi, la gente è costretta appunto a rivisitare, reinventare un mestiere. Sono anni in cui la condanna morale pesa violenta sulla commedia dell'arte, in cui per vivere è necessario superare la censura che condiziona ogni scritto e invenzione. Gli spettacoli di quelle compagnie vanno proibiti, perché non si possono correggere, perché non v'è testo di essi che si possa esaminare. Non mettono essi in iscritto se no il sommario e l'argomento, e il resto lo fanno tutto all'improvviso. Anche a Milano, durante il governo del cardinal Borromeo, la storia ci consegna alla memoria una contesa. Adriano Valerini era un attore come tanti del Cinquecento che, come era la prassi, si dovevano chiedere il permesso alla prefettura locale per esibirsi in piazza, esattamente come fanno gli artisti di strada oggi. Ma all'epoca, per autorizzare una compagnia teatrale a esibirsi, dovevano essere passati al vaglio i copioni. All'epoca l'idea era semplicemente non scrivere un copione. E gli portarono il canovaccio. Canovaccio è la scaletta di quello che accade in ogni scena, per sommi capi, perché ogni comico aveva il suo bagaglio testuale di battute che di volta in volta utilizzava a seconda delle piazze, del pubblico che trovava, anche delle città in cui andava a lavorare, sfruttando le tradizioni locali, quindi non c'erano battute fisse. Borromeo fu completamente disorientato, dice: ma mi state prendendo in giro? No, questo è quello che faremo. Non avete un copione? No, vieni e vedi. All'epoca c'erano le idee e oggi forse ci servirebbero di nuovo puntare sulle nostre idee. Canovacci, detti anche scenari, per superare la censura, ma anche sviluppare, attraverso l'improvvisazione, spettacoli sempre nuovi. Potevano improvvisare ogni giorno e fare spettacoli sempre diversi.
In realtà i testi scritti c'erano, e molti, tutti a memoria, studiati negli anni da zii Baldoni lasciati in eredità o parti scritte da mestieranti o letterati. Conoscere bene il proprio ruolo significava conoscerne molte versioni e parti per costruire il repertorio, un sapere accresciuto lungo tutta la propria esistenza. I comici hanno bisogno del folto pubblico, ma anche di chi li accolga. Allacciano contatti economici, ma non solo, chiedono protezione, stima e amicizia. Così fu a Parigi, dove sotto l'ala di Enrico III, sul finire del Cinquecento, i comici poterono esibirsi all'Hôtel de Bourbon. Il costo per l'ingresso? 4 soldi. E il teatro? Pieno. Ti pensano ai comici dell'arte come gli attori delle grandi compagnie di oggi che vengono chiamati dal teatro per essere inseriti nel cartellone. Immaginare questi commedianti senza ventura che si mette su un caretto e con le maschere cominciano a studiare, a guardare la gente, a imitarle, ad entrare in quelle storie fatte di fame, fatte di sesso, fatte di soldi, di puttane, problemi familiari, di levatura sociale, in cui, come sempre, anche oggi, l'uomo si deve arrabattare per trovare un fine a se stesso e alle persone con cui sta. Però il comico era molto più inserito anche in una vita sociale, cioè molto spesso i nobili li chiamavano anche per delle consulenze. Il duca di Mantova chiamava Pellesini per dire: senti, devo spedirti un quadro al granduca di Toscana, qual è meglio, questo o quell'altro? E quindi un vero e proprio consulente artistico. Gli Zanni per me sono la maschera di commedia. Lo Zanni mi appartiene di più, mi convince di più, perché è il punto zero, è la maschera di colui che non possiede niente, mai nulla potrà colmarlo. Lo Zanni mi rappresenta questo. Pulcinella, anche in maniera autoironica, per il popolo italiano soprattutto e i meridionali ancora di più, rappresenta quell'altrettanto divertente proiezione di poter fare il massimo col minimo sforzo, probabilmente facendo lavorare gli altri. In questo l'italiano si è sempre riconosciuto, da sempre, no? La capacità di inventarsi delle cose da niente, come Pulcinella. No? E dalla diatriba costante e continua che c'è tra il riso e il pianto, Pulcinella crea una sintesi perfetta di quello che è la società in cui viveva e la società contemporanea in cui oggi Pulcinella potrebbe tranquillamente ridiscendere. Pedrolino è uno Zanni, e quindi è uno dei servi, come Arlecchino e Pulcinella. Se potesse stare per fatti suoi e non fa niente, sarebbe l'uomo più felice del mondo, perché c'ha già i suoi problemi. Pedrolino è l'antesignano della maschera più famosa di Pierrot, che si è sviluppata in Francia, che è conosciuta da tutti come la maschera del comico malinconico, che la famosa immagine di Pierrot che guarda la luna. E Arlecchino ha assolutamente il modo per bruciare la realtà. Arlecchino può farlo, ha il potere di farlo, essendo un demoniaco, essendo una creatura che ha questo ruolo, è il ruolo di essere il rivoluzionario della situazione. È furbo, è vivo, cerca sempre la soluzione, gli succedono di tutte, ma è sempre allegro, se comunque si tira su, comunque cerca la via d'uscita. Arlecchino non ha una personalità, non ha un'identità, è multiforme e quindi è libero di poter passare da un'emozione all'altra senza particolari preoccupazioni di sembrare qualsiasi cosa a qualcuno. E questo è molto liberatorio, per questo la gente probabilmente se ne ricorda, perché probabilmente rappresenta quella libertà, quell'ideale di libertà che tutti noi vorremmo raggiungere. È un personaggio sporco il capitano, un personaggio che non si capisce cosa fa, da dove viene. È un personaggio che ho sempre amato tantissimo perché è espressione un po' della codardia generale del mondo, ma anche della capacità di essere, come dire, di inventare la propria storia. Questo personaggio tronfio che racconta di viaggi, di conquiste, di uccisioni, di battaglie, ma che magari davanti a un topolino ha paura. Il Pantalone e il Dottore rappresentano Pantalone l'avarizia, quindi il potere economico, e il Dottore il potere intellettuale. E il concetto stesso dei vecchi dice: io sono superiore a te perché ho più soldi e io sono superiore a te perché so qualche formula in latino in più. L'innamorato è uno strumento, ecco, più borghese, che entra dalla finestra, come dell'arte, no? È un elemento borghese
attorno al quale invece c'è tutta una società, e la vita, come sempre, viene dettata da questo eterno conflitto tra chi sta in alto e tra chi invece sotto continua a far girare le palle del mulino per cercare di portare l'acqua al loro mulino. Una delle più grandi novità che la commedia dell'arte offrì alla storia fu aprire la scena alle donne. Ninfe bellissime, esperte nelle arti e nella seduzione, per incantare e, perché no, ammaliare gli spettatori. È probabile che un motivo di tale novità derivasse anche dal clima che instaurò la Controriforma. Così molte donne un tempo cortigiane, abili con le rime e la parola, dovettero cercare un nuovo modo di sopravvivere. Purtroppo ancora oggi ci sono persone che sono portate a pensare che la maschera sia un lavoro da uomini. Invece io posso dire, nella mia esperienza, che ho conosciuto e conosco tuttora delle vere e proprie professioniste che sanno interpretare i movimenti del corpo in una maniera eccellente e che non hanno pari dignità degli uomini soltanto perché appunto sono donne. Anche questo è una cosa che collima con l'esperienza precedente, perché nel 1500 alle donne era praticamente quasi impedito, no, di recitare. Anche in questo c'è bisogno di essere un attimino più aperti. Individuare nel talento, nella forza, nella volontà delle donne la capacità di interpretare a loro modo una società con strumenti paritetici a quelli degli uomini, se non addirittura superiori in alcune circostanze. Una donna, in particolare, lasciò il segno tra l'Italia e la Francia nel XVII secolo. Attrice, poetessa, accademica e scrittrice. Di lei si cantarono lodi. Per lei si celebrarono grandi funerali a Lione per consacrarne la grandezza. Il suo nome era Isabella Andreini. Comica gelosa di professione, morì nel 1604. A 42 anni, in attesa dell'ottavo figlio, si mise in viaggio per l'Italia, dopo la fortunata stagione francese. E fu in quell'occasione che perdette vita e figlio. Una sconciatura di parto, scrissero. Un aborto tanto comune quanto inaspettato per una donna capace di solcare le scene fino all'ultimo con i figli in grembo. Moglie del celebre Francesco Andreini, comico anch'esso geloso nel ruolo di capitano, trovò insieme al marito quel modo di porsi in pubblico che rese dignità e rispetto al mestiere di comici. Abituarsi a dare forza a uno degli elementi più importanti che contraddistinguono il nostro paese, che è il dialetto. Parliamo il dialetto, innamoriamoci delle nostre lingue. Ma chi vuole grappa, se te piglia pure la corna, E possono donare voce a nuove maschere, possono donare voce a nuove situazioni. Se è chiara la relazione ed è chiaro il ritmo con cui viene detta, dove si deve capire, si capisce. È che noi siamo abituati a dover delegare alla parola la comprensione di quello che vediamo. Oh, lei meglio tenere a freno una dozzina d'estate, un in mezzo alle cavalle che te ne giù e innamorato. Nella commedia tu capisci a prescindere dal linguaggio e poi alla fine ti sei resa conto che è passato un'ora e mezza in cui hai capito tutto anche senza capire tutto di quello che viene detto. Questo secondo me è fare cultura. Perché si sa, il linguaggio del popolo è un linguaggio fatto di, appunto, di testa, di petto, di ventre, ma è un linguaggio scurrile, umano, diretto. Che corni e corni! Il mio parol c'è un poco di legno! C'è tanto bello, a me mi pare un coglione! Capitano spacca muro? Forte sopra e sotto duro! C'è un'altra cosa che valorizza la commedia dell'arte, è quella della musica in scena, no? Gira la montana, gira la montana, finché l'amore si fa. Quindi in un'epoca in cui i CD nei lettori imperversano, dove queste grandi musiche ad effetto creano l'80% del sentimento di uno spettacolo, in uno spettacolo di commedia dell'arte una chitarra con tre corde al posto del cinque, con un tamburo con un buso, cercavano di riprodurre, di sottolineare dei momenti dello spettacolo. Io vo, andiamo! Dove? E qua! Perché?
tutto ciò che accade sulla scena è una cosa compatta. Mentre ti capita molto spesso di andare in spettacoli dove dici: ma se io togliessi la musica in questo momento cosa succederebbe? Carlo Goldoni, veneziano, portò a compimento la riforma goldoniana, che tolse la maschera dal volto, cambiando il modo di recitare la parte, e non ultimo affermò un nuovo modo di allestire gli spettacoli. Per tutto il Settecento, ultime scintille di commedia dell'arte brillarono come stelle cadenti, fino a perdersi nel buio e nella dimenticanza. Dopo quasi due secoli, tutto svanì. I comici si sono ammazzati da soli, come gli attori si ammazzano da soli, a stabilire confini di territori che non si capiscono neanche bene che territori siano e non si capisce neanche bene perché dici che ti appartenga. La terra! La forza di un gruppo è un gruppo di persone che accetta di stare insieme secondo il proprio stile, le proprie regole e cerca di lottare insieme. Vedi che quando uno sei sveglio, eh! Se queste sono le premesse! Soltanto nel XX secolo ricomparve, come un piccolo lume dal passato. In Italia, nel 1947, la commedia dell'arte tornò al grande pubblico grazie a Giorgio Strehler e al debutto di Arlecchino, servitore di due padroni. Da allora, numerose sono state le persone che in tutta Italia hanno dimostrato un interesse per la commedia dell'arte. Rivalutarla significa conoscere una parte importante della nostra storia, riappropriarsi di un linguaggio corporeo di valenza simbolica universale. Per me l'unica regola vera è la maschera. Vedo che in volto ad un attore a volte la maschera vive, a volte muore. Questa libertà dell'attore di sapersi di, in qualche modo perdere anche attraverso l'uso della maschera, perdere anche un po' le sue certezze. Io non ce la faccio più a subire tutto questo. E io mi sento molto ferita. Scriviamo come nell'arte perché comunque ci siamo messi delle regole che in qualche modo derivano da quella tradizione là. La commedia dell'arte non deve avere una regola e quindi io sono molto felice per ora di aver incontrato altri che mi hanno spiegato tutte le cose in contraddizione tra loro, ognuno aveva il suo percorso e io ne sono molto felice che si contraddicano. Però un conto tu stabilisci le radici, un conto tu stabilisci la forma. Chi è? Avemus ampulla! Perché ci sono altre tipologie, quindi questo vuol dire magari anche sconfessare le regole classiche che vengono dalla tradizione più filologica che c'è bisogno, perché non si può inventare uno stile diverso se non si conosce bene quello da cui si parte. Questo è molto importante. Ma dopodiché bisogna anche andare oltre se possibile. Una tradizione nata in Italia, che nel Cinquecento fu esportata in Europa, oggi conosciuta in tutto il mondo. Cioè andare in piazza, secondo me, a fargliela conoscere, a fargli vedere che esiste, per allargare il pubblico. È una lotta, è una battaglia. Tutto quel pubblico cresce nel sapere che cos'è la commedia e anche nel saper fare una critica, se vogliamo, costruttiva sugli spettacoli di commedia. Quantomeno anche capire il nostro gusto. È altissimo quelli che piano il botte. E chi sa quelli che piano il botte? Sono quelli come te, Mario. Allora ci va. Quando ti capita di vedere com'è l'arte, è impossibile, non la vedi neanche nelle piazze, cioè non la vedi. Piangete dunque occhi, piangete! Siamo entrati nel nuovo millennio, un tempo di passaggi, di cambiamenti. Per chi decide di intraprendere questo viaggio, ma soprattutto per chi ne vuole trarre beneficio, il pubblico, senza il quale nessuno spettacolo esisterebbe. Per questo
quando ci vedono in piazza, la prima cosa che pensano: oh, chiamo i bambini! La commedia è l'arte, colpisce subito l'immaginario dei bambini perché si riconoscono in questo modo spontaneo di giocare su cose molto semplici. Scusa? Il pubblico pensa di non averne bisogno, che vada bene così. Se vive, non esiste spettatore che abbia visto che non rimane incollato. Adatto. Restituisce la capacità di saper immaginare qualcosa che non si vede. La maschera porta questo valore. V'è nessuno in strada? Cascio la viale libera, vienzù! Ora vengo. Possiamo scegliere di essere parte attiva e presente, cercando di trovare una nuova possibilità, come allora ancora oggi. Ma se un tempo era lontana la capacità di immaginare un cambiamento, ora sappiamo che nella volontà di non essere pigri risiede la qualità delle nostre vite, come protagonisti, ma anche come spettatori. Vicini, dai, dai, venite un po' più vicino, va! Venite vicine! E noi qua non ce l'abbiamo il microfono, dai, dai! Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse nascere un fenomeno in cui degli attori, senza dipendere da dei nobili, si mettevano insieme, andavano per le piazze e campavano di quello che rappresentavano. Tu nel mercato ci sei con quello che sei, non con quello che il mercato ti dice che devi essere. Dall'altra, col mercato ti ci devi confrontare se vuoi vivere di questo mestiere, se no non vivi di questo mestiere. Oggi sta al pubblico essere in grado di chiedere e riconoscere, saper vedere e agire, ritrovare la capacità di essere la festa e non solamente osservarla da lontano, come spettatori in attesa del prossimo carro. Carissimo pantalone! No, non sono tasse, non cominciano mai così! Perché c'è una cosa fondamentale che secondo me dobbiamo avere, che è il tentativo. Che devo fare? Bisogna tentare. Natura ciao! Non rispondere! Necessità pratica o di stile, la commedia dell'arte fu una rivoluzione per il teatro. I comici seppero dare rilevanza e professionalità ad un nuovo modo di porsi in pubblico e fare spettacolo. La maschera, calzata in volto oppure no, è parte delle nostre tradizioni. Un modo per raggiungere quella parte misteriosa celata in ognuno di noi, che da sempre andiamo cercando. Prima di questo volevo chiedere soltanto l'altra, quella domanda che era quella difficile. Ah, ok. Volevo fare
intellettuale. Ok. Sì, mi sono ascoltata qual era la domanda di preciso. Bravo. Attivo, è proattivo, è coercitivo. Non mi... non la volevo fare questa cosa, registra. Quando va per me, eh? Stiamo facendo l'intervista adesso, cioè. Pausare di più. Usare sì, sempre meno vendibili. Cercare comunque. Non lo so. Cazzo, è come fare la carbonara con la marmellata di fichi, cioè è uguale. Probabilmente la taglierai, però è così. Buona. Ma Mario, Mario. Tuo. Sì, tu, sì, tu. Mario, È come se intervistassi la signora sì, Maria. Sì, no, io vado, vado... Cosa ne pensi di Anna e Barbera? Allora... ci sono... Ah, scusa. Sono chiaro. Tutta bonnezza. Lei ci piace che lo rincorsi. Dovrà essere sostenuto e assistito con i denari comuni e guadagnati. Ah, sicuramente è conosciuta molto poco rispetto a quanto meriterebbe. Allora, come dire, è una conoscenza generica. Ma l'avevo studiata un po' a scuola, al liceo. L'ha studiata a scuola come tutti. Non se ne vede moltissimo in giro. Mi appassiona tanto, quindi diciamo sì, dicevo. Offre l'interazione, e quindi questa interazione può essere appassionante, insomma, per il pubblico. La commedia dell'arte è una cosa meravigliosa che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli, dai più istruiti ai meno istruiti, insomma, la commedia dell'arte è per la gente. Quindi il finanziamento, dovremmo finanziare più che altro le idee, finanziare le nostre idee, cercare di fare questa roba che state facendo voi è bellissima, no? Ma è anche quasi inimmaginabile, noi non penso che abbiate avuto dei finanziamenti.